Allora Paolo, non possiamo non partire dalla vittoria di ieri. Cosa ha significato per voi il successo di ieri? Ormai vi siete confermati definitivamente, direi, nel gota del beach mondiale. Sì, dai, è un stiamo facendo un gran lavoro. Penso che il risultato di ieri, il terzo titolo in 4 anni, sia una conferma della strada giusta che abbiamo intrapreso, no? Del percorso giusto che stiamo facendo. È un lavoro di squadra. Siamo io e Daniele, poi andiamo in campo, dietro di noi ci sono tante persone che lavorano, che magari hanno meno visibilità di noi, di cui però il lavoro che fanno è fondamentale. E quindi è a loro che va il mio ringraziamento. E niente, e speriamo siamo sicuri di continuare su questa strada, chiedendo sempre di più a noi stessi. Che tipo di torneo è stato per voi e cosa ha significato dover affrontare ancora una volta una coppia di casa in finale, come è accaduto già alle Olimpiadi, diciamo, anche se con un esito diverso questa volta? Beh, il torneo è arrivato nel momento giusto, perché noi avevamo fatto una grande stagione, però l'obiettivo principale era il mondiale. Purtroppo al mondiale le cose non sono andate come volevamo. Abbiamo giocato ad altissimo livello, credo, nella pool eliminatoria, però poi l'eliminazione diretta è spietata. Se scendi un attimo di livello in una partita, purtroppo ti ritrovi fuori da un torneo che avevi tanto aspettato. Per fortuna lo sport ti dà questa possibilità di riscattarti subito. Quindi siamo arrivati all'Europeo convinti che non fosse stato, cioè che il mondiale fosse stato un episodio, che il lavoro era quello giusto, che la strada era quella giusta, e quindi abbiamo continuato su quello che sapevamo fare e siamo arrivati alla vittoria. Per quanto riguarda rigiocare contro un pubblico, contro una squadra di casa, Rio era un'altra cosa, era un'altra situazione, perché c'erano 12.000 persone nell'arena, ce n'erano tante fuori, era un paese che aveva tante aspettative proprio su quelle medaglie, sulla medaglia della pallavolo e sulla medaglia del beach volley, perché è un paese che non ha raccolto tante medaglie d'oro come organizzatore, quindi era particolarmente sentita come finale, e quindi si facevano anche sentire tanto loro, i tifosi. Quindi, però è stata una buona lezione, una buona scuola, perché poi ieri ci siamo ritrovati ad affrontare una situazione simile, ovviamente non uguale, però l'abbiamo affrontata con tranquillità, tenendo la testa al campo e non pensando a quello che succedeva fuori. E quali sono invece i vostri programmi da qui alla fine della stagione? Beh, adesso domani sarò a Amburgo, siamo riusciti a qualificarci per il World Tour Final, che è diciamo l'ultimo evento del World Tour in cui partecipano le migliori 8 coppie del ranking, quindi già questo, già esserci, è motivo di orgoglio. E siamo impegnati appunto in questo torneo, che proveremo ancora una volta ad esprimere un gioco di alto livello e tramite questo provare ad arrivare in fondo nel torneo. E poi ci sono le finali del campionato italiano e poi finalmente un po' di vacanza. Che tipo di esperienza è stata invece organizzare questo tour che oggi vive la sua tappa conclusiva? Beh, come ho detto prima in conferenza stampa, io posso attribuirmi al limite il merito dell'idea. Poi ho trovato per fortuna in Red Bull un partner incredibile, che ha permesso a questa idea di prendere forma, però non era sufficiente. Quindi ho la fortuna di avere una squadra di amici, che però poi sono anche una squadra lavorativa, che poi portano avanti questi progetti, ma neanche quello era sufficiente. Bisognava trovare persone e realtà in grado di sposare questo tipo di progetto. E oggi più che mai mi sono reso conto che con la Mantea abbiamo assolutamente vinto la scommessa. Che consiglio ti senti di dare a questi ragazzi e nello specifico ai finalisti che tra poco si giocheranno la vittoria? A questi ragazzi, questo tour è fatto per i ragazzi. Questo tour è un voler dar loro uno stimolo in più a credere in quello che stanno facendo, nel percorso che stanno facendo, cercando di dargli per quanto possibile gli stessi vantaggi, le stesse cose che vengono trovate in giro per il mondo quando noi giriamo per i tornei internazionali. Quindi l'obiettivo è quello. Ovviamente siamo partiti, è il primo anno, qualcosa ha già andato bene, qualcosa verrà migliorato nei prossimi anni, però i ragazzi
il consiglio a voi è: giocate, divertitevi e prendete le cose seriamente, perché più le prendete seriamente più vi divertite. Ultimissima domanda: cosa vuol dire per te essere ad Amantea, che è diventata ormai la patria del beach volley giovanile? È motivo di grande orgoglio essere oggi ad Amantea, perché non a caso è stata scelta per questo Tour Under 23, perché da anni viene considerata forse la tappa regina tra le discipline giovanili, non a caso ospita la finale, e per questo voler dare continuità a questo tipo di discorso non poteva non passare da Amantea. Poi onestamente non c'ero mai stato, oggi arrivando mi sono anche reso conto di che posto è, e quindi capisco perché i ragazzi, quando parlano del torneo di Amantea, ne parlano sempre con un po' di nostalgia per quello che è stato e tanta voglia di tornarci. Ok, grazie Paolo. Grazie a voi. Ciao.